Buon pomeriggio, bentrovati con l'edizione completa del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, due gravi fatti di cronaca infatti sono accaduti nel nostro territorio. Il primo, un incidente mortale lungo la strada statale 106, invece è a Petilia Policastro, una bruttissima storia di abusi sessuali. Il servizio. In località Sovereto di Isola Capo Rizzuto, Adrian Bodgan, giovane rumeno 24enne, ha perso la vita mentre era alla guida della sua Renault Mégane. L'auto, per causa in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un TIR. Il giovane, che era residente ad Isola Capo Rizzuto, è rimasto incastrato tra le lamiere, ma non è deceduto sul colpo. Qualche minuto dopo l'arrivo dei sanitari del 118, però, ha smesso di respirare. Inutile è stato ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone, un'equipe del 118 e un'ambulanza delle Misericordie. Per il giovane straniero non c'è stato nulla da fare. Adrian, purtroppo, è l'ottava vittima della strada statale 106 Ionica in Calabria nel 2014. Invece a Petilia Policastro una bruttissima storia. Il padre ha violentato la figlia per mesi fino a quando la ragazza non l'ha denunciato. La storia di abusi sessuali in famiglia arriva appunto da Petilia, dove il 5 settembre i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni con l'accusa di violenza sessuale. Le indagini dei carabinieri che hanno portato all'arresto sono partite dalla denuncia presentata dalla figlia dell'uomo, esasperata per le violenze che avrebbe subito negli ultimi mesi. Immediatamente le indagini, attraverso riscontri, testimoniali e refertazioni mediche, hanno cristallizzato una situazione di incredibile brutalità all'interno delle mura domestiche, nel contesto delle quali avvenivano i maltrattamenti e le violenze sessuali. Il pubblico ministero ha subito richiesto l'adozione di un provvedimento cautelare nei confronti dell'uomo, su cui gravano precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, al competente giudice per le indagini preliminari, il quale, concordando in pieno con l'ipotesi investigativa dei carabinieri, ha emesso il provvedimento restrittivo. L'uomo, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Siano a Catanzaro. È finita male una lite furiosa tra padre e figlio a Luzzi, ferito il giovane di Manette, il pensionato. Tutto il resoconto nel nostro servizio. I carabinieri della compagnia di Luzzi hanno tratto in arresto un pensionato di 67 anni originario di Messina, accusato di aver accoltellato in modo grave il figlio. L'uomo, Giuseppe Arcoraci, ha colpito Pasquale dopo averlo incontrato davanti il Circolo Club Italia di Luzzi. La lite tra i due sarebbe sorta senza un vero e proprio motivo, per poi degenerarsi. Il 67enne originario di Barcellona Pozzo di Gotto, secondo le dichiarazioni rese dai testimoni, avrebbe colpito con un coltello Pasqualino, provocandone il ferimento. Raggiunto dai sanitari del 118, l'uomo è stato subito ricoverato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza per essere operato d'urgenza. L'arma sequestrata dai militari della locale stazione avrebbe infatti causato la fuoriuscita di parte dell'intestino tenue dal suo torace attraverso la ferita. Intervento chirurgico d'urgenza dunque per il 45enne, che però non risulta essere in pericolo di vita. Gravi le lesioni riportate dalla vittima, che avrebbero potuto però costargli la vita, che hanno aggravato perciò la posizione del padre, che è stato tradotto nella casa circondariale di via Popilia con l'accusa di omicidio aggravato. Noto alle forze dell'ordine per reati legati al patrimonio, alla persona e alla detenzione di sostanza stupefacente, la vittima, Pasquale Arcoraci, che abita con la moglie a Luzzi, pare non godesse di un rapporto sereno con il padre, vedovo da diverso tempo. Dopo la fine della relazione, aveva messo in atto una serie di maltrattamenti ed atti persecutori nei confronti della sua ex ragazza minore che lo ha denunciato. Domenico Acroglianò, di 21 anni, è stato arrestato dalla polizia e posto ai domiciliari per stalking. Acroglianò era stato arrestato per sequestro di persona, rapina, lesioni, minaccio e porto abusivo di arma ai danni di un altro giovane colpevole di accompagnarsi alla sua ex per le strade di Rossano. È morto dopo ore di pianto un neonato a Davoli, in provincia di Catanzaro. La disperazione dei genitori, 11 le persone indagate. Il servizio.
Non ha avuto neanche il tempo di assaporare l'aria di vita che ha subito trovato la morte un neonato di soli 4 giorni deceduto a Davoli in provincia di Catanzaro. Una vera e propria tragedia quella che ha colpito la famiglia del bambino, un morto dopo ore ed ore di pianto. Il neonato, 2 giorni dalla nascita avvenuta il 30 agosto scorso, era stato portato a casa dei genitori ma inspiegabilmente aveva iniziato a stare male e a piangere ininterrottamente. Immediatamente trasportato nel nosocomio di Soverato, la pediatra, resasi conto della gravità della situazione, aveva immediatamente allertato l'ambulanza per il trasferimento all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ma l'ambulanza è giunta dopo ben 2 ore. Arrivati al nosocomio catanzarese, per il bimbo però non c'è stato nulla da fare. I genitori hanno quindi sporto regolare denuncia che ha fatto avviare le indagini ed aprire un fascicolo. A finire nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo, 11 persone tra medici e infermieri degli ospedali di Catanzaro e Soverato. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno scoperto una piantagione di marijuana nel rione Modena, a finire in manette un intero nucleo familiare. Sentiamo. Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Reggio Calabria. Nel corso di mirati servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti, militari del nucleo operativo radiomobile hanno tratto in flagranza di reato nel rione Modena Sergio De Siena, regino di 65 anni pensionato, Santa Marinella Caracciolo di 51 anni, moglie dell'uomo disoccupata, e Vincenzo De Siena di 30 anni, figlio dei due disoccupato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio e coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. Nello specifico, nel corso di una perquisizione domiciliare è stata rinvenuta nel giardino di casa, parzialmente occultata tra le piante di pomodori, basilico e peperoncino, una piantagione di cannabis indica composta da 100 piante di lunghezza variabile tra 1 e 4 metri che crescevano rigogliosamente nel particolare orto. Controlli minuziosi hanno consentito inoltre il ritrovamento all'interno dell'abitazione, sapientemente occultati in appositi involucri, di poco più di 400 grammi di marijuana già essiccata e un vero e proprio laboratorio per il confezionamento dello stupefacente, oltre a macchine per il sottovuoto, essiccatoi, bilancini di precisione e buste di cellofane ad una somma di denaro di circa 6.000 euro in contanti, parte delle quali in banconote di piccolo taglio. I componenti del nucleo familiare perciò sono stati immediatamente arrestati e condotti nella caserma, da dove al termine delle formalità di rito sono stati trasferiti nella casa circondariale di Arghillà a disposizione dell'autorità giudiziaria regina. Dalla piantagione sequestrata si sarebbero potuti ricavare più di 70 kg di marijuana per un potenziale ricavo complessivo di circa 100.000 euro. E cambiamo argomento. Il maltempo, allagamenti e disagi in via Mario Nicoletta a Crotone a causa delle prime piogge. Ai nostri microfoni Giuseppe Talarico e Gaetano Ranieri, commercianti della zona. Siamo stati chiamati perché con le prime piogge ci sono i primi disagi. Siamo qua con due commercianti di via Mario Nicoletta. In pratica, che cosa è successo? No, che cosa succede ogni volta che piove? Cioè, questa è la realtà, quello che si vede, cioè, poi quello che rimane, che non si vede ma si sente, perché questo fetore rimane non solo un giorno o due, ma non vengono mai a pulire, quindi rimane per giorni e la gente, c'è cattivo odore, ce li porta nei negozi, rischio di infezioni, malattie e così via. Non è le prime piogge, la prima mezz'ora di vera pioggia succede questo, mezz'ora, non di più. In mezz'ora è successo questo, quindi non so cosa dobbiamo fare più. La puzza resta, i clienti non entrano, è il disagio, anche che siamo nell'incrocio principale di Crotone, quindi fate voi. Non puliscono e poi si sa che c'è questo tratto che va da questo tombino fino a quest'altro che è tappato. Perché la fogna esce da qui ed entra da quell'altra parte. Però ancora, dopo 10 anni che hanno fatto questo marciapiede nuovo, ancora non sono sorti problemi. Prima non c'erano però, adesso ci sono. Prima con la vecchia struttura, con i vecchi marciapiedi non c'è? Mai avuto disagi. Noi siamo da 24 anni qui su questa strada, quindi da quando hanno fatto questa struttura nuova, succede che ogni mezz'ora di pioggia buona succede lo scempio. Gentilmente che venisse a vedere, si rende conto e almeno di pulire.
perché quando il caldo aumenta il fetore è impossibile resistere, cioè la gente va via perché già si lavora poco per la crisi, aggiungiamo quelli che sono i disagi anche, e quindi qua andiamo proprio malissimo, malissimo. L'ondata di maltempo annunciata sulla Calabria ha creato danni in provincia di Catanzaro, la zona più colpita, quella tirrenica, dove sono stati diversi gli allagamenti e i problemi alla circolazione a causa dei detriti che hanno invaso le strade. Un fulmine ha invece danneggiato la chiesa di San Floro, sempre nel catanzarese. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza l'area e rimuovere le campane. Nell'Ametino invece sono state segnalate 3 bombe d'aria che hanno scaricato la loro forza in mare, creando apprensione tra i residenti di Falerna e dei paesi vicini. Nonostante comunque i tanti disagi, non ci sono conseguenze per la popolazione. Ha fatto un giro tra ASP, azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza, il senatore del gruppo misto Francesco Campanella, che ha fatto il punto della sua visita in una conferenza stampa. Il senatore di origini siciliane Francesco Campanella, coordinatore del Movimento Italia Lavori in Corso ed ex grillino, è giunto nella città d'Abruzzi per capirne di più sulla situazione della sanità cosentina. Le impressioni raccolte le ha dettagliatamente spiegate nel corso di una conferenza stampa nella sede del CONI Cittadino. Campanella ha effettuato un sopralluogo all'ASP di Via Limena, all'azienda ospedaliera e all'Annunziata, ma non solo. Incontro anche tra il senatore e il procuratore Granieri, tutte tappe che hanno dato a Campanella gli strumenti per farsi un'idea della grave situazione in cui versa la sanità cosentina. Mi interessava vedere effettivamente da dentro, cioè oltre i giornali, perché voi diciamo avete la necessità di contrarre i tempi, di semplificare, quindi volevo avere un'idea più, come dire, più completa. Abbiamo parlato con il procuratore e ci ha detto di quanto è il massimo della criticità quando si arriva al penale. Poi abbiamo parlato con il direttore dell'ASP, il direttore Scarpelli, che mi ha promesso di farmi avere alcune documentazioni, cioè, collegate al problema degli incarichi, che credo che ho visto che sono uno degli aspetti più vivaci della situazione. Fondamentalmente ci interessa andare a vedere un pochino qual è la situazione calabrese e vedere dove sono le criticità e come possiamo in qualche modo contribuire assieme ai cittadini per risolverle. Un dato che non ha lasciato indifferenti è che a mostrare interesse per la sanità cosentina sia stato un parlamentare siciliano. Io non voglio fare partire polemiche con i colleghi della regione Calabria. Io sono un senatore della Repubblica Italiana. La Calabria è Italia e io diciamo ho il dovere di venire dovunque mi chiamino o dovunque vedo che c'è la possibilità di dare un contributo fattivo. A sollecitare l'intervento di Campanella un gruppo di simpatizzanti del movimento che in qualche modo vuole farsi antagonista di quello messo su da Peppe Grillo. Il movimento Noi Contiamo e tutta l'aggregazione civica che si sta cercando di creare sicuramente vuole occupare quello spazio elettorale che oggi occupa il Movimento 5 Stelle, nel senso che ovviamente noi non ci rivolgiamo a coloro i quali, ci rivolgiamo a tutti gli elettori calabresi, per carità, però come dire, la fetta di elettorato che può aiutarci a fare questa rivoluzione in Calabria è quella fetta di elettorato di protesta che oggi, non bisogna ammetterlo, alle elezioni europee, alle politiche, ha votato 5 Stelle. E quindi mi soffermo sul 5 Stelle per far capire ai cittadini calabresi che bisogna andare oltre il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle sono solo chiacchiere e nient'altro. Un'ampia delegazione del Consiglio Comunale di Catanzaro ha effettuato un sopralluogo nel cantiere della costruenda cittadella regionale in località Germaneto. Sentiamo. Un'ampia delegazione del Consiglio Comunale di Catanzaro ha effettuato venerdì mattina un sopralluogo nel cantiere della costruenda cittadella regionale in località Germaneto nel capoluogo. Insieme ai membri del Civico Consesso, guidati dal presidente Ivan Cardamone, tra gli altri anche il sindaco Sergio Abramo, l'assessore regionale Domenico Tallini, anch'egli consigliere, il direttore generale del Dipartimento Lavori Pubblici Domenico Pallaria, il direttore dei lavori Roberto Postorino, il segretario generale del comune Vincenzina Sica, i dirigenti Giuseppe Lonetti
Pizzi e Giovanni Ciampa. Si è trattato di una visita approfondita per una struttura che nei prossimi mesi sarà completa e funzionale. Una struttura imponente, degna di un capoluogo di regione, è la definizione unanime dei presenti. La conclusione dei lavori alla cittadella regionale, secondo il primo cittadino Sergio Abramo, inserirà, grazie all'impegno costante della giunta di Palazzo Alemanni, un altro tassello nello sviluppo dell'area di Germaneto. La realizzazione della cittadella, secondo l'assessore Domenico Tallini, è un merito da ascrivere per intero l'attuale giunta regionale, che ha sbloccato di fatto il cantiere, accelerando i tempi per la costruzione di quella che sarà la vera e propria casa dei calabresi. Il presidente Cardamoni invece ha sintetizzato il pensiero del Consiglio del Palazzo dei Nobili. Fra poco, ha detto Cardamone, Catanzaro aprirà le braccia a un'opera istituzionale che sarà uno dei migliori biglietti da visita per la città. Esultano le associazioni che si sono rivolte al TAR dopo l'ordinanza con la quale si impone alla Presidente facente funzioni Antonella Stasi di fissare le regionali entro 10 giorni. Il ricorso è di Cittadinanza Attiva, Pungolo, Catanzaro, Comitato Articolo 48 e non solo Catanzaro, rappresentate dall'avvocato Francesco Pitaro e Movimento Difesa Cittadino dall'avvocato Gianluigi Pellegrino. È stato, ha detto Pitaro, restituito il diritto al voto e si certifica l'inadempienza della Presidente facente funzioni. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Nicolò, ha incontrato il vertice SOGAS per analizzare gli aspetti della complessa problematica aeroportuale e formulare proposte fruibili per la infrastruttura regina. L'aeroporto dello Stretto rappresenta uno dei punti strategici e di rilancio dell'intero sistema calabrese e il suo potenziamento è quanto mai necessario, anche alla luce della cronica debolezza delle infrastrutture viarie e ferroviarie che interessa la nostra regione. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale, Alessandro Nicolò, che ha incontrato il presidente della SOGAS, la società di gestione dell'aeroporto dello Stretto, Carlo Alberto Porcino. La riunione, ha spiegato Nicolò, è servita per analizzare aspetti concreti della complessa problematica e a formulare aspetti, proposte che da un punto di vista strettamente infrastrutturale potrebbero essere messe in campo al fine di rendere l'infrastruttura concretamente fruibile, pienamente accessibile in un'ottica intermodale e potenzialmente competitiva sul fronte dello sviluppo dell'aviazione. Purtroppo il governo continua a fare orecchie da mercante. Prova eloquente è il decreto Sblocca Italia, che va in direzione opposta anche ai tanti bei propositi che si sono portati avanti, ma solo a parole. Non esiste infatti alcuna azione che tenga conto delle reali esigenze della Calabria, in particolare, dice ancora Nicolò, della città dello Stretto, ed è sempre più allarmante lo stato di emarginazione nell'ambito dei circuiti economici di una terra che vede sempre più soffocate le proprie vocazioni di sviluppo. Chiediamo al governo, prosegue Nicolò, un cambio di passo affinché gli impegni assunti per la Calabria non siano solo parole al vento. Siamo ancora in attesa dello sblocco del finanziamento per un importo di circa 11 milioni di euro da parte del CIPE riguardo il completamento della nuova aerostazione del Tito Minniti di Reggio Calabria. Sarebbe un peccato mortale perdere di vista il grande progetto, ormai realtà, della città metropolitana, status riconosciuto di recente, per il quale ci siamo fermamente battuti nella consapevolezza che si tratta di una nuova dimensione ricca di prospettive di crescita che include la valorizzazione del territorio, soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture. Ancora il vicepresidente Nicolò ha rilevato come i notevoli ritardi sul perfezionamento dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio, nonché il mancato decollo dei collegamenti via mare che devono essere garantiti dal consorzio Metro Mare, penalizzino la piena percezione positiva da parte dell'utenza. L'aeroporto Sant'Anna di Crotone torna ad essere operativo con i nuovi voli Ryanair. Cosa ne pensano i cittadini? Sentiamolo ai nostri microfoni. Da qualche giorno si è tornato a volare a Sant'Anna. Lei cosa ne pensa, come ha appreso la notizia e crede sia la volta buona? Io abito in collina, no, a Pallagorio, per cui è stata una buona notizia. Attraverso la televisione ho avuto modo di vedere e certamente può servire per poter collegare meglio la nostra zona, perché i collegamenti rapidi sono fondamentali nel mondo attuale, che è il mondo del tempo, il tempo veloce. E allora questo fatto può servire sicuramente per gli spostamenti, per chi lavora e anche per il turismo. Sì, una grande opportunità per il territorio, grandi velocità nei trasporti, nei movimenti, quindi tutta un indotto che potrebbe portare tanti vantaggi, tante migliorie per Crotone, per la provincia.
sperando anche che il resto dei trasporti sia anche adeguato, quindi permetta a eventuali turisti, eventuali nuovi arrivi di potersi muovere ampiamente nel nostro territorio, quindi una grande opportunità, sì. Da qualche giorno si è tornato a volare a Sant'Anna con Ryanair, lei cosa ne pensa, come ha preso la notizia e crede che sia la volta buona? Beh, l'aspettavamo la notizia, era già nell'aria, lo sapevamo perché era stato già annunciato diverso tempo fa, è sicuramente una cosa positiva, sia per l'occupazione dei dipendenti del Sant'Anna, sia perché ci offrono un servizio che dico, è sicuramente un servizio valido, un servizio che andava fatto e che torna utile alla città, insomma. E crede che sia la volta buona? Speriamo di sì, guardi, le altre volte, come lei ben sa, non è andato a buon fine, però speriamo che Ryanair, che adotterà sicuramente una politica diversa dalle precedenti compagnie, ci faccia volare per lungo periodo. Ci mancava solo la banda musicale per dare l'avvio a questo aeroporto, dimenticandosi l'inaugurazione dell'aeroporto che arrivò e c'è stata nel 50 ad opera dell'onorevole Vittorio Pugliese. Ora si sono dimenticati, l'aeroporto era stato dedicato a Vittorio Pugliese perché lo aveva smilitarizzato, non si poteva volare, potevano volare solo gli aerei militari. Osto con questa Ryanair chissà cosa abbiamo trovato, ma io ancora ci metto un bel punto di domanda, come dicono a Milano, io dico punto interrogativo. Sì, io sono felice che sei ritornato a volare, anche perché sennò che lo prendo spesso l'aereo, che vado a Milano, a Roma, e allora a me mi fa comodo, devo dire la verità. Speriamo che duri. Tanto mi sembra che hanno fatto un'amministrazione che sembra buona adesso, con un presidente. E in bocca al lupo gli dico a Sant'Anna. Il sindaco di Torre di Ruggero, in provincia di Catanzaro, ha anticipato l'apertura della caccia ai cinghiali per far fronte al sovraffollamento di questi animali. Il sindaco in una ordinanza afferma che il sovraffollamento dei cinghiali è una seria, concreta e grave minaccia per la sicurezza e la pubblica incolumità. I cinghiali, aggiunge, sono causa di incidenti stradali e un pericolo di tipo igienico-sanitario anche per gli allevamenti zootecnici. Questa era l'ultima notizia, noi torniamo come sempre con l'appuntamento dell'informazione alle 17, grazie per averci seguito, ora lo sport, arrivederci. La gara di oggi ci permetterà di capire e di vedere se il Crotone è migliorato e se i nuovi innesti, considerato gli ultimi arrivi e le assenze forzate, sappiano dare spinta e nuova linfa alla squadra, anche perché presumiamo che Maiello, Ciano e Modesto saranno impiegati dal primo minuto e forse anche Belek farà parte della gara, se non da subito in corso d'opera. Magari poi Drago ci smentirà con una formazione diversa, ma a tempo debito, prima della chiusura del mercato e prima del debutto stagionale, aveva espresso l'ipotesi di utilizzare i nuovi arrivi qualora gli stessi fossero di sua conoscenza. Allora si faceva esplicitamente riferimento a Maiello e Ciano, che poi sono arrivati subito dopo la prima. Quindi si presuppone che domani saranno in campo, così come crediamo sarà in campo anche Modesto, che ormai è integrato a tutti gli effetti. Per il resto, dall'altra parte, ci farà molto piacere incontrare Pettinari, crotonese d'adozione. Stefano, grazie intanto per la disponibilità. Da ex giocatore del Crotone, società che ti ha lanciato nel mondo del calcio e sappiamo che conta, cosa proverai nell'affrontare la tua ex squadra? Ma sicuramente sarà una sfida particolare per me. Intanto, come hai detto tu, devo ringraziare la società, il presidente in particolare, perché mi hanno dato la possibilità di mettermi in mostra, soprattutto nell'ultima stagione, nella quale mi sono regalato diverse soddisfazioni sia a livello personale, ma ho contribuito anche a raggiungere un grande obiettivo per il Crotone, che sono stati i playoff. Comunque sarà sicuramente una sfida particolare per me, perché è normale che sia così dopo 3 anni passati a Crotone. Teniamo conto che insomma, tuo figlio è nato a Crotone, tua moglie è di Crotone, tu sei un crotonese adottato. Insomma, c'è la possibilità che tu tifi Crotone? Beh, sarà difficile. Poi nel corso del campionato sicuramente
seguirò sempre la squadra, anche perché ci sono diversi ragazzi che hanno giocato con me e a cui sono rimasto legato, quindi a parte domani spero che il Crotone farà un grande campionato. Il Latina ha una partita in meno rispetto al Crotone, questo potrà influire nello svolgimento dell'incontro? No, credo che non c'entri nulla questa cosa. Domani saranno 90 minuti come tutte le altre partite, quindi no. Quali sono i programmi e gli obiettivi del Latina in questo momento? Il progetto del Latina è un progetto ambizioso, la società sicuramente punta a fare un grande campionato ed arrivare nelle zone alte della classifica. Pensi che in questo momento sia un po' meno forte del passato? Questo ti sto cercando di dirti, cioè non si può dire perché cambiando tanto all'inizio serve un po' di tempo per lavorare e si potrebbe dare un giudizio solo fra un paio di mesi, insomma serve qualche partita per capire che squadra sarà il Crotone. Per come lavora la società, il direttore, che cambiano, hanno cambiato molto anche quest'anno, hanno bisogno di tempo per creare un gruppo unito e per trovare i meccanismi giusti. Grazie Stefano, grazie. Dopo la Salernitana, al Cosenza di Roberto Cappellacci spetta lo scontro col Foggia. Sala all'erba del San Vito ad ospitare sabato la gara di anticipo che, a dire di Cappellacci, nella conferenza stampa prepartita, non sarà semplice, seppur sulla carta sembra trattarsi di un match di quelli da non impensierire troppo i lupi. Avevo avuto dubbi in settimana di come affrontare la Salernitana, invece con il Foggia, insomma, sono magari un pochino meno pensieroso, anche se poi la squadra che affronteremo sono convinto che ci darà più filo da torci di quello che è stata la partita di Salerno, perché comunque a Salerno è venuta fuori una partita dove eravamo ben imbottigliati, loro insomma hanno avuto qualche difficoltà a trovare situazioni pericolose, quindi la partita è stata fatta in una certa maniera. Invece col Foggia vorremmo, oltre che cercare di non prendere gol, anche giocare per farlo, quindi considerato che giochiamo contro una squadra che si sa prima di tutto chiudere bene tutti gli spazi nella fase di non possesso, poi ha una grande qualità nella gestione della palla, è una squadra che mi piace costruire dal basso, è una squadra che ha idee, quindi ancora di più la partita è complicata, quindi se ci sono meno pensieri sulla formazione ce ne sono un pochino di più sul fatto che credo che il Foggia incontrarlo qui alla seconda partita di campionato, visto che considero il Foggia una delle squadre che probabilmente dovrà giocare comunque anch'essa per salvarsi, al di là che ha una formazione che può anche sorprendere tutti.